Ciao a tutti amici di xmardware.com e ben ritrovati ad un nuovo unboxing. Quest'oggi abbiamo ricevuto in redazione il Rantopad FF, mouse da gaming con sensore ottico di questo brand Rantopad, assolutamente sconosciuto in Europa, che piano piano si sta affermando anche da noi. Partendo velocemente dalla confezione, troviamo una confezione di cartone di ridotte dimensioni, colorazione verde lime. Nella parte frontale troviamo l'immagine illustrativa del prodotto, il modello, il logo e la scritta del brand, mentre nel retro della confezione troviamo le specifiche riportate in cinese, in quanto il brand è cinese e non troveremo nessuna informazione in inglese. Altre informazioni non sono presenti. All'interno della confezione troviamo un piccolo, diciamo, cartoncino nel quale sono riposti a sua volta il manuale di istruzioni ed un piccolo catalogo riguardante tutti i prodotti della Rantopad. Ovviamente, come abbiamo detto, è un mouse di un brand cinese, quindi le istruzioni saranno esclusivamente in cinese. Infine troviamo il mouse che, come possiamo vedere, ha dimensioni medie. La forma ricorda molto il The Dagger della Razer. I materiali sono completamente, le superfici sono completamente in plastica, specialmente la parte superiore, che comunque ha una leggera superficie lucida, come possiamo vedere. Non sono presenti i classici tasti per i DPI, infatti li ritroviamo nel fondo, nella parte inferiore del mouse. Partendo dalla parte superiore troviamo soltanto il logo della Rantopad, lo scroll di tipo cliccabile con un rivestimento in gomma. Spostandoci nel lato sinistro troviamo due classici tasti dotati di switch Omron, quindi garantiranno circa 20 milioni di click senza alcun tipo di problema. Una superficie uniforme, sempre in plastica. Nel lato destro invece non troviamo nessun tasto, buona comunque la costruzione di questo mouse. Spostandoci invece nella parte inferiore troviamo 4 mouse fit di piccole dimensioni, e al centro il sensore di tipo ottico che è una Avago A3090, potremmo impostare DPI fino a 3500 e lo possiamo vedere anche da questi due tasti che ci permetteranno di modificare i DPI in tre step, quindi 800, 1600, 3500 DPI e il pulling rate da 125 Hz fino a 1000 Hz, semplicemente spostando questo interruttore tasto verso il basso, verso l'alto. Il cavo è rivestito in treccia di tessuto e il connettore è placcato in oro. Per essere un mouse di un brand non conosciuto, possiamo dire già da ora che è abbastanza già una è stata assemblata abbastanza bene. Non presenta nessun difetto, ma questo lo vedremo meglio nei nostri test. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardo.com. Un saluto a tutto lo staff.